Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi dei posti in cui preferisco leggere. Ho scelto una giornata ideale perché fuori piove, è buio, fa freddo, quindi una di quelle giornate tipiche in cui preferisco rintanarmi in casa e leggere. In inverno infatti leggo esclusivamente in casa e ciò che deve assolutamente avere un posto dedicato alla lettura per quanto mi riguarda è innanzitutto una coperta. O diciamo meglio, almeno una coperta, perché io sono particolarmente freddolosa. Quindi mi piace stare al caldo. La coperta inoltre mi fa sentire molto a casa, al sicuro. Mi piace anche mettermi cose molto larghe, comode. Mi piace inoltre creare l'atmosfera. Non deve essere necessariamente buio, con la luce soltanto delle candele. L'atmosfera per me è quel qualcosa che ti fa sentire tranquillo. Per quanto mi riguarda, ad esempio, in camera accendere le lucine, oppure accendere una candela profumata, stare con i gattoni, accarezzare i gatti ogni tanto mentre leggo, infatti mi rilassa veramente tanto. Anche semplicemente avere accanto qualcosa di vivo e caldo mi tranquillizza. E per me è essenziale essere tranquilla e rilassata mentre leggo, perché in questo modo riesco a concentrarmi meglio, a capire meglio quello che sto leggendo, ad immergermi nella storia e a capire meglio le dinamiche. Inoltre, il perfetto rifugio da lettore deve essere comodo, perché altrimenti come si fa a stare tranquilli a leggere in santa pace? Deve essere una postazione comoda in cui io riesca a stare seduta o stesa. Non devo sentire dolori di alcun tipo se magari sto stravaccata da una parte oppure seduta con le gambe incrociate. Deve essere un qualcosa di sfruttabile al massimo. Infine, elemento secondo me essenziale: un buon libro da leggere. In questo momento sto spulciando fra le pagine di questo libro, che è scritto in ungherese, perché voglio allenare la lingua. Io non ho mai imparato a scuola, nessuno mi ha proprio insegnato a leggere e scrivere in ungherese, quindi mi sto esercitando per conto mio. Ho deciso di partire da questo titolo perché mi sembrava abbastanza facile. In realtà ci sono diverse parole che fatico a comprendere, però è un buon allenamento, soprattutto leggendo ad alta voce. Io mi sono avvicinata a questo libro perché mi incuriosisce tanto la filosofia, diciamo, che c'è dietro questo stile di vita danese. Al momento mi incuriosisce parecchio ed è una di quelle letture da fare un po' alla volta, quando magari non si ha voglia di fare nient'altro. Lo trovo abbastanza stimolante, mi sto segnando pian piano delle cose carine. Detto questo, passiamo a mostrarvi effettivamente i miei posti preferiti dove leggere. Il primo posto che vi mostro è ovviamente il mio letto. Occupa gran parte di camera mia e trovo che sia il posto più bello, più comodo che ci sia. È pieno di cuscini, lucine, c'è un'atmosfera un po' magica e fatata che mi ispira e mi rilassa veramente tanto. Mi piace stare al caldo anche di una copertina extra, oltre a quella del piumone, che tra l'altro piace molto anche ai miei gatti. Questa è la zona vicino al letto, molto semplice, con alcuni fiori per lo più secchi e freschi quando posso. Le lucine non possono mai mancare e anche una luce extra per quando leggo durante la notte. Le candele profumate non possono mai mancare, mi piace l'atmosfera, la luce soffusa delle candele e la profumazione aiuta tanto a tranquillizzarmi e farmi sentire a casa. Quando non sono in camera mia a leggere, leggo in salotto. Questo perché c'è la stufa, quindi sto particolarmente al caldo, l'atmosfera è molto accogliente. Il primo posto che vi mostro è il divano. Passo quasi la maggior parte del tempo a leggere sul divano perché mi permette di stendere anche le gambe, quindi quando non sono sul letto, sono sul divano per comodità. È un divano ricco di cuscini, non sempre super confortevole, però io mi imbacucco nella mia coperta. Spesso mi faccio una tazza bollente di tè e chi si è visto si è visto. Un altro posto sempre in salotto è la mia amatissima poltrona. In realtà la mia sarebbe quella grigia, però per come sono state modificate un po' di cose in casa, quando leggo, leggo su quella azzurrina. Al momento c'è una copertina sopra, non tanto per tenermi caldo, ma per evitare che la gatta sporchi la poltrona, perché fuori sta diluviando ed è fradicia, ovviamente. Queste
poltrone sono di IKEA e sono estremamente comode, non lo avrei mai detto. Spesso sto semplicemente seduta, altre volte allungo le gambe su un puff o sull'altra poltrona, sto con le gambe incrociate, posso stare in mille modi diversi, trovo comunque una posizione confortevole. Questo è anche il secondo posto preferito dei miei gatti, soprattutto della Cibi, che pensa di essere la padrona di casa. Quando non stanno con me sul divano si mettono sulla poltrona. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti quali sono i posti che preferite voi e quali sono le tre cose che non possono assolutamente mancare in un buon rifugio da lettore. Spero che questo video un po' più tranquillo del solito vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!